Ben atterrati dall'altra parte, nel 2019. Sarete pieni di buoni propositi, come sempre. Anche quest'anno smetto di fumare. Anche quest'anno voglio dedicarmi di più ai progetti personali. Anche quest'anno voglio provare a... No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare. Disse uno dei più grandi mentori di tutti i tempi. Yoda, il mio primo proposito del 2019 l'ho raggiunto martedì 1 gennaio. Non fare il video settimanale. Libertà è anche questa. Libertà è scelta. E volevo iniziare l'anno ricordandomi di questa cosa. Ora, un'altra cosa che si fa quando si arriva ad un giorno simbolico è guardarsi indietro e vedere com'è andata. Per ognuno di noi il 2018 è stato un anno diverso. Se apri i notiziari ti ricordano eventi salienti tra crisi, morte, distruzione. La paura fa sempre notizia e governa i popoli. Ma noi qui non siamo un notiziario. Non siamo la TV. Nessuno ci dice cosa fare e siamo liberi. Per cui rivoltiamo le carte e ribilanciamo un po' le cose. Cos'è accaduto di strafigo nel 2018? Cosa abbiamo ottenuto come esseri umani, come terra, come teorie, come scoperte, che ci ha cambiati per sempre? Con poche semplici ricerche si apre il vaso di Pandora. Le notizie potenti che hanno cambiato il mondo l'anno scorso non si contano sul palmo di una mano. Sono centinaia. Ma siccome non voglio trovarmi nel 2020 che ancora ve le sto raccontando, scremerò come mi pare e piace, in base a quello che più mi ha colpito. Andrò spedito e non mi offenderò se utilizzerete il pulsante pausa. Link delle fonti, per quanto possibile, nella descrizione. Partiamo con una cosetta da poco, visto che non ne ha parlato nessuno. Per la prima volta da quando la nostra civiltà, basata sull'agricoltura, è iniziata 10.000 anni fa, dal 2018 la maggioranza dell'umanità non è più povera o vulnerabile a diventarlo. Notizietta. Abbiamo raggiunto un mare di traguardi nel debellare le malattie, nella riduzione di morti infantili, nel sensibilizzare l'umanità su quello che bisognerebbe fare e non fare. E sembra funzionare. Per esempio, fumiamo meno. In Francia 1 milione di persone l'anno scorso ha smesso di fumare. E gli Stati Uniti sono scesi ai livelli del 1965, anno in cui hanno iniziato a collezionare dati sul fumo. Nel frattempo, un nuovo vaccino contro il cancro è efficiente al 100% sugli animali. Mentre si è realizzato un test che in 10 minuti scopre dove si trovi il cancro ovunque nel corpo. In Israele viene scoperto l'interstitium, un organo a noi prima sconosciuto, che può spiegare come il cancro si diffonda nel corpo. In Svizzera, mentre si fa la cioccolata, 3 pazienti paraplegici riprendono a camminare, grazie a un innesto di stimolazione elettrica. E se invece vedi sfocato per via della cataratta, ora con una goccia negli occhi la puoi risolvere, se sei ricco sfondato. Altrimenti aspetta un po'. Con gli esami del sangue scopriamo l'Alzheimer con 30 anni d'anticipo e abbiamo un nuovo sistema per combatterlo. Abbiamo eseguito la più grande scansione di cervelli di sempre. Abbiamo scoperto l'area della perdita del piacere nella depressione e trovato un modo di trattarla con la psilocibina. Sì, i funghi allucinogeni. E dal 2021 partono le terapie. Sappiamo come trattare la schizofrenia con la cannabis. E il Canada è diventata la seconda nazione al mondo a legalizzarla. Nel frattempo i suicidi sono diminuiti del 38% dal 1994 ad oggi. Abbiamo creato il primo implant di estensione della nostra memoria. Invertito l'invecchiamento cellulare su cellule umane create in laboratorio. Trovato una terapia che permette di risolvere la cecità genetica. Fatto un casino mediatico ed etico quando He Jiankui ha creato i primi bimbi editati geneticamente. E mentre i ricercatori si sono inventati dei nanocavi che mimano la funzione dei neuroni, abbiamo prodotto un vaccino universale per la febbre dai lama. E scoperto per sbaglio che una medicina per l'osteoporosi sembra risolvere la calvizie. Ti alzi la mattina, prendi la tua pillola per le ossa, vai a lavarti i denti e ti scopri Jimi Hendrix. Non so, me la immagino un po' così. Ci stiamo concentrando a combattere i casini del nostro corpo. E sembra che questo ci distolga dal combattere tra noi. Dopo il collasso dell'ISIS, le morti civili in Iraq sono scese dell'80% nei primi 5 mesi del 2018 rispetto all'anno prima. Se vale la pena uccidere per la tua religione, per favore inizia con te stesso. L'Etiopia e l'Eritrea hanno fatto pace. Bravi! Andate a giocare senza menarvi. Ci si ammazza meno tra stati. Il 32% in meno rispetto ai picchi del 2014. E sembra si facciano meno cazzate. Negli Stati Uniti nel 2018 le persone messe in gattabuia sono ai livelli minimi in 20 anni. Bravi esseri umani! Ma ora veniamo al tema più caldo. Casa nostra. Già, più caldo. Per prima cosa ottimi livelli dell'ozono, che sarà guarito completamente entro il 2030. E questo mentre diamo più energia a tutti. Dall'avvento del servizio elettrico del 1882, meno di 1 miliardo di persone non ha luce nel mondo. In Germania si ottimizza la fusione nucleare, mentre altri piccoli chimici creano un liquido in grado di trattenere l'energia solare per anni. Sempre quest'anno abbiamo trovato un modo di sviluppare una fotosintesi artificiale, per creare energia e pulire aria allo stesso tempo. Abbiamo inventato nuove celle solari che catturano energia dalle gocce di pioggia. Non può piovere per sempre. Ma se accade, ciao ciao Enel. Dei pazzi hanno creato un aggeggio che produce acqua pulita dall'aria.
anche nel deserto arido. Altri una batteria che si mangia il diossido di carbonio prima che raggiunga l'atmosfera. Ma chi ci ferma più? È singolare che in molte parti del mondo ad oggi sia meno costoso creare nuova energia pulita che tentare di mantenere gli impianti vecchi basati su quella sporca. 11 nazioni europee hanno chiuso le centrali a carbone. Ho deciso di farlo entro una data specifica. La Francia entro il 2023, noi e gli UK entro il 2025. La Danimarca è l'ultima ad aver bandito i motori a combustione interna. Sono 16 le nazioni a farlo entro il 2040, Cina ed India incluse. Nel 2018 abbiamo superato i 4 milioni di veicoli elettrici e in Cina contano già il 5% delle vendite. Ma soprattutto non c'è più crescita nella vendita di veicoli non elettrici. E l'Europa finalmente banna la plastica. E 250 tra i maggiori brands, inclusa Coca-Cola, Kellogg's e Nestlé, hanno confermato che tutti i loro packaging di plastica verranno riciclati o compostati entro il 2025. Nel frattempo altri scienziati pazzi creano accidentalmente un enzima mutante che si mangia le bottiglie di plastica. I russi scoprono un batterio che neutralizza gli scarti nucleari. Beh, chi meglio di loro? L'Adidas dichiara di voler utilizzare solo plastica riciclata nei propri prodotti entro il 2024. E nel frattempo si aspetta di vendere 5 milioni di scarpe prodotte da plastica d'oceano entro il 2019. A tal proposito, proprio in questo momento c'è un robot lungo 600 metri nell'Oceano Pacifico che sta pulendo tutto. Entro 7 anni si calcola che sarà pulita a metà di quella famosa isola di plastica grande quanto una nazione. E si possono anche controllarne i progressi online. E le nuove generazioni? Manterranno gli obiettivi? Un nuovo report ha dichiarato che grazie a un cambiamento culturale dei gusti tra le persone nate dopo il 1980, il 70% della popolazione sta riducendo il consumo di carne o togliendola direttamente dal tavolo. Ah, sì! Tutto questo era l'anno scorso. E anche il 2019 ne ha in serbo delle belle. Ora, se vogliamo cambiare il fato della razza umana e del pianeta nel XXI secolo, forse è giunto il momento che cambiamo il modo in cui ne raccontiamo la storia. Il cambiamento è possibile ed è in atto. Spegnete i TG e informatevi veramente, perché tra i vari casini che facciamo, siamo una razza veramente figa.